Antonini, biologo, giusto? Sì. Prego. Esatto, mi sto dire, puoi dire. Ah no, niente. Società italiana che ho vinto. Società, grazie dell'occasione per discutere, per parlare di alcune cose che riguardano il paesaggio, perché in qualità di presidente della Società Italiana di Ecologia del Paesaggio ci occupiamo di questi aspetti e alcuni aspetti specifici in cui l'ecologia si lega fortemente all'economia. Io avevo preparato un PowerPoint, ma lo lasciamo perdere perché dopo i relatori che mi hanno preceduto mi sembra importante riuscire ad inserirsi all'interno di tutto quello che è stato detto con delle esperienze e dei concetti che possono aiutarci ad andare avanti con tutto quello che è stato detto. Ecologia, paesaggio ed economia. Uno degli aspetti importanti, il tema di oggi, è il bene comune. Quando io vengo da una esperienza di tipo naturalistico, per cui a me piaceva la natura, andare in mezzo alla natura, io mi sono laureato all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, adesso è stato assorbito da ISPRA, quindi facevo i censimenti della fauna, andavo a correre dietro agli uccelli, ai camosci, eccetera. Mio padre, che era un funzionario di banca, mi guardava così e mi diceva: Riccardo, ma ti pagano per fare queste cose? Sì, Marco, mi pagano perché è importante sapere il patrimonio che abbiamo, è importante sapere qual è la risorsa che abbiamo, perché noi in qualche modo la dobbiamo utilizzare sotto certi punti di vista e la dobbiamo conservare da altri. Ai miei studenti faccio sempre l'esempio di una mano, no? Perché qualcuno, mi sembra Paolo Maddalena, abbia accennato e sottolineato un aspetto che secondo me è fondamentale, che è il discorso di sistema. Cioè, pensate ad una mano. Una mano è caratterizzata da una serie di apparati che, lo sappiamo tutti, a me ad esempio mi fa male tantissimo la schiena. Potrei andare da un ortopedico, potrei andare da un neurologo, non vado certo dall'endocrinologo, no? Però che cos'è alla fine che questa cosa che io ho mi limita? Limita la mia funzionalità. Cioè, quello che noi dobbiamo cercare di capire è che il nostro territorio ha delle soglie di sostenibilità, si parlava prima di sostenibilità, no? In alcune leggi urbanistiche, ad esempio quelle della regione Emilia-Romagna, c'è scritto che dobbiamo delimitare l'area, il famoso confine del territorio, no? oltre al quale non possiamo fare nient'altro che agricoltura, perché l'agricoltura è funzione per l'uomo e non solo per l'uomo. Questo però, ahimè, questo confine che è stato delineato, poi c'è sempre la trappola degli accordi di programma, c'è sempre la trappola di quelle normative che ti permettono poi le varianti, no? In Regione Emilia-Romagna la legge del 2000, il comune di Rimini ha fatto il piano regolatore nel 99, dal 99 adesso sono state fatte 67 varianti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io ho contattato un po' tutti. Allora è importante recuperare il concetto di bene comune, ma è importante recuperare il concetto di valore del bene comune. E attraverso il valore del bene comune noi ecologi, insieme agli economisti, diciamo così un pochettino più evoluti, illuminati, speriamo che il sole duri, stiamo cercando di
sviluppare questo concetto che va al di là di un'economia classica che si basa sulla bilancia capitale-lavoro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il capitale è uno stock aggregato di risorse. Locke diceva che ci vuole uno standard di risorse di buona qualità, e già questo la dice lui. Qualcun altro ha detto un capitale aggregato di risorse. Nell'aggregazione delle risorse, anche qui faccio sempre l'esempio della borsetta delle signore, no? C'è dentro di tutto, no? Per cui ci sono dentro risorse di tutti i tipi. Se noi guardiamo un paesaggio, qualunque esso sia, noi abbiamo delle strade, abbiamo dei boschi, abbiamo dei fiumi, abbiamo delle cose costruite, delle cose naturali. E tutte queste sono risorse. Però lo sviluppo sostenibile debole, nello sviluppo sostenibile debole, tutte quelle risorse possono essere scambiate fra di loro. Per cui io posso, senza farmi troppi problemi, costruire la mia autostrada che attraversa le valli di Comacchio, attraversa le valli del Mezzano, attraversa, perché sono risorse, no? Mentre invece io devo capire qual è e misurare qual è il capitale naturale critico. Che cosa vuol dire questo? Cioè uno sviluppo sostenibile forte. Uno sviluppo sostenibile forte riesce a definire quel limite oltre al quale si limita il benessere e la qualità di vita dei cittadini. Locke, poco tempo fa, mi ha fatto molto piacere, perché tra l'altro lo studio è partito nel 2002 da un gruppo di medici che fanno capo all'Università di Milano, a una delle università di Milano, non ricordo, il gruppo si chiama Gruppo Mise, e comunque ha definito il rapporto funzionale tra traffico e malattie respiratorie e cardiorespiratorie. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'aumento di traffico, che l'inquinamento dell'aria, quindi di quell'elemento fondamentale di cui noi abbiamo la sacrosanta necessità e il diritto di vedere e di sentire pulito, viene alienato dalle modalità con cui gestiamo la nostra nicchia ecologica, cioè le città. In un convegno di qualche tempo fa, molto bello, piccolo, perché era l'ordine degli architetti, gli ingegneri architetti e l'ordine dei medici riminesi, che si sono messi insieme per discutere questi problemi, facendo outing gli ingegneri e architetti e i medici sottolineando questi problemi. Il dirigente della regione Emilia-Romagna ha dichiarato proprio queste parole: signori, se voi continuate a costruire le città in questo modo, io non riuscirò più a pagare i ticket per quel tipo di malattie. Per cui ormai la constatazione di fatto della gravità di come noi gestiamo il territorio e di come determinate tendenze di sviluppo, che sono poi realtà di fatto quando si manifestano in questo modo e si sviluppano, devono necessariamente cercare di limitare, dobbiamo cercare necessariamente di limitare. Il processo e l'approfondimento che stiamo cercando di fare insieme agli economisti è quello di stimare queste funzioni ecologiche.
da un punto di vista economico, cioè la qualità e la funzionalità del mio bene comune ha un peso nelle valutazioni, nei bilanci economici. Per cui i valori, quando io vado a stimare il prezzo di un bene, è limitativo, perché io dovrei stimare anche il valore delle funzioni ecologiche, il valore economico delle funzioni ecologiche che quel bene induce su un sistema, per la funzionalità di quel sistema. Nelle diapositive vi avrei voluto far vedere le esperienze che ci sono e gli approfondimenti che si sono sviluppati in questi anni, che sono notevoli, perché di fatto abbiamo cercato di ribaltare il concetto economico inserendo il valore del capitale naturale, e questo diventa un aspetto estremamente importante, che parlando di Genova, parlando di agricoltura, parlando di gestione del territorio, io ho bisogno, parlando di PSR, parlando di pianificazione territoriale, io ho bisogno di perequare, ma non da un punto di vista urbanistico, ma da un punto di vista territoriale, il mio sistema. Cioè io devo riconoscere al proprietario del bosco le funzioni che quel bosco fa nel trattenere il suolo, nel produrre ossigeno, nel fissare l'anidride carbonica, nel limitare il ciclo dell'acqua. Tutto questo è fattibile, è fatto, è pubblicato, dobbiamo prenderlo in considerazione. Vi racconto un aneddoto. Anch'io ho i miei scheletri nell'armadio, avendo fatto l'amministratore pubblico. È stata una bellissima esperienza, perché mi ha permesso di capire come si ragiona dall'altra parte, mi ha permesso di capire quelli che possono essere gli errori, mi ha permesso di capire quel processo di cui Paolo Verdini parlava prima, dalla 142 in poi, il fatto che il sindaco si sente eletto, staccato dal partito. È un processo estremamente interessante, il processo di sussidiarietà che è stato strumentalizzato, per cui alla fine chi fa la pianificazione per tutti è il comune, che è un dramma. Aprirei la caccia ad una specie, ma al lupo. ad alcuni lupi. E lo si diceva quando si parlava di reti ecologiche, proprio, quindi di questa struttura territoriale che poteva dare quella garanzia di capacità funzionale ad un territorio, poi a ricaduta invece siamo arrivati al fatto che per ragioni di tipo economico la pianificazione la fanno i comuni, stravolgendo tutto. E vi dicevo che eravamo a lavorare sul piano regolatore ed era in quella fase in cui discussione dell'osservazione, ho praticamente finito. Sì, no, assolutamente, di discussione dell'osservazione. Ed era il 1977 proprio. Nel 1977 questo gruppo europeo e americano pubblicò su Nature questo primo articolo sul valore degli ecosistemi a livello mondiale, ed era per me la gamba mancante dell'ecologia, cioè l'aspetto economico che mi permette di dare valore al capitale naturale, non il prezzo ma il valore, in modo tale che possa essere considerato per quello che è
e per quello, soprattutto per quello che fa. Allora torno tutto casato in trans agonistica, per quello che era la mia materia, perché lavoravo a Bologna, sono laureato a Bologna io, e entro in consiglio comunale, il sindaco in maniera molto francese mi fa: Riccardo, questa osservazione sono cazzi tuoi, scusate. In maniera molto diretta, no? Ed era, a proposito di bene pubblico, la proposta dell'industriale proprietario di una parte di Rimini che doveva raddoppiare la sua fabbrica in ambito demaniale. Operazione fantastica da un punto di vista economico, perché la concessione demaniale è una stupidaggine, e l'area demaniale era a fianco del fiume. A quel punto lì io, facendo due rapidi calcoli, anche sbagliatissimi, perché evidentemente, però così imperniato e impregnato da quello che era la mia lettura, ho cercato di far capire qual era la perdita per tutti dell'irrigidimento di una funzione ecologica fondamentale, che era quella del fiume, tra l'altro di un fiume che ha una capacità idrica che è il serbatoio idrico di tutta la Romagna, 100 milioni di metri cubi d'acqua che dà da bere a Forlì, a Ravenna, a Cesena e via dicendo. Quindi questo, l'osservazione fu bocciata, io non feci più l'assessore, ma di questo, come sapete, certe cose diventano delle medaglie. Comunque è stata raddoppiata quella dell'industria? No. Quindi adesso c'è un contratto di fiume che tra l'altro cerca proprio di recuperare tutta una serie di ragionamenti su quella situazione. Quindi è importante capire in questa fase che ci sono delle opportunità per andare verso, oltre il PIL, diciamo. Per riuscire a, il PIL non tiene minimamente in considerazione il capitale naturale. Se c'è un disastro economico aumenta il PIL, no? Perché aumenta il lavoro, no? E aumenta il capitale di tutte le di tutti i trasferimenti e le cose che vengono fatte. Quindi utilizzare e appropriarsi del fatto che il capitale naturale è un'entità indispensabile per le valutazioni diventa un passo che è importante per poter pianificare, riuscendo a capire quali possono essere le soglie in cui ci dobbiamo muovere e quindi dare una mano, a darci una mano vicendevolmente per riuscire a raggiungere quelle soglie di benessere a cui aspiriamo tutti. Grazie.